Buongiorno scimmiotto, questo è gatto Ramsey, gatto Ramses sarebbe, detto Ramsey, che è tutto nero ormai, perché è vecchietto vecchietto. Gatto Ramsey ha 14 anni e ha l'asma, e ogni tanto non sta bene perché ha gli attacchi di asma, deve prendere il cortisone. Sono un po' preoccupata per gatto scimmiotto. Bravo gatto scimmiotto, gli piace stare al sole. Vuoi salutare gatto scimmiotto? No. Gatto scimmiotto è l'esatto contrario di gatto Denver, ragazzi, perché non è per niente socievole, ma proprio per niente. Sei anche incicciottito, gatto scimmiotto. Io lo chiamo scimmiotto perché da piccolo era come una scimmietta. Saltava come una scimmietta. È rimasto gatto scimmiotto. Ha gli occhi azzurri, azzurri, azzurri. E qui, sulle ginocchia, ha le cicatrici di quando è caduto giù dal balcone, dal quinto piano. E abbiamo dovuto operarlo due volte. E aveva i ferretti qui. Dato scimmiotto, ne ha passate tante. Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi. In realtà è già pomeriggio e fuori è già buio. Io sono a casa di mio papà, non ho filmato tantissimo oggi, però quando sono in Italia lo sapete, sono sempre di fretta, ho mille cose da fare, però anche se magari faccio un vlog un pochino più corto, così ci tengo a farlo comunque perché so che per voi è importante trovare un nuovo video, è importante che io vi faccia un po' di compagnia, specialmente in questo periodo. Come vi dicevo, sono a casa di mio papà, abbiamo pranzato. Papà, sei pronto che ti inquadro? Sì. Sì, mio papà vuole farvi vedere il suo maglioncino natalizio. Eccolo, ma papà fai vedere il maglioncino, non si vede? Ah! Ragazzi, vi piace il maglioncino natalizio di mio papà? Commentate. E mio papà ci tiene a farvi vedere il suo angolo dedicato a Kiss and Makeup. Abbiamo la Beauty Experience con Roventa e il volantino del mio libro. Con Rizzoli, e questo anche, è sempre del mio libro con Rizzoli, però questo era da Mondadori quando ho fatto il lancio, e questa invece è una foto di Milano, di quando ero a Milano. Notare la mascherina bellissima di mio papà, con la scritta TikTok, fantastica. Scusatemi se le riprese vi sembreranno un po' strane, ma sto filmando con il cellulare in questo momento, ragazzi, perché non ho con me la batteria della videocamera, però volevo, cioè ce l'ho, ma non qui adesso a casa di mio papà, però ci tenevo comunque a filmare qualcosina per voi, per non saltare neanche un giorno con i video. Insomma, so che ci tenete, appunto, in questo periodo ancora più di sempre è importante che io vi faccia un po' di compagnia, che io vi strappi un sorriso. Volevo anche farvi vedere nel frattempo il mio outfit, anche se non è facile inquadrare con questo cellulare, però ho questo maxi abito super comodo bianco. E poi ho messo oggi per la prima volta, ragazzi, non so se riuscite a vederli, per la prima volta ho messo i collant di Gucci e appena messi, ragazzi, si sono strappati. Notare, notare. Ok, quindi almeno sono, cioè, il buco è coperto, però non so se è stata colpa delle mie unghie troppo lunghe, che io non sono abituata ad avere le unghie così lunghe e le ho strappati, oppure se sono soltanto molto molto delicati e si strappano. Fatto sta che la prima volta che li metto si sono strappati, però continuerò ad utilizzarli perché, ragazzi, riesco a coprire questo buco e non ho con me lo smalto trasparente, però so che, forse da mia mamma e lei dovrebbe averlo, so che dovrebbe bloccare diciamo bloccare l'avanzamento, diciamo, dello strappo praticamente, quindi proverò con un po' di smalto trasparente. Adesso andiamo con mio papà a fare una passeggiata, vado a prendere anche una bottiglia di vino perché poi vado dai miei amici Valentina e Max, anche se non si può far tardi, però appunto almeno ci vediamo un pochino perché poi c'è il coprifuoco qua in Italia. Dovete sapere che mio papà è un grande appassionato di quadri, di arte, e ci teneva tanto che io vi facessi vedere uno dei quadri di cui è più orgoglioso. È uno dei tuoi quadri preferiti, papà? Eh sì. Eccolo. Vai, descrivilo tu. È uno di Bagheria. Non hai detto Guttuso. È Guttuso, ma è nato e sepolto a Bagheria, in giardino della casa. Ah, È questo un ok. famoso quadro. C'è l'Arcangelo Gabriele Ok. che guarda la situazione un po' per storto, perché lei era sposata. E quella mi dicevi è Marina Ripa di Meana, dovrebbe essere Sì, rappresentata, giusto? quindi lei era Ok. sposata e allora Ok. per...
Vedi che guarda la situazione un po' così. Sì, perché... sì, sì, dubbioso è un po'. Invece lui è Renato, vedi? Ok. E lui sarebbe Guttuso. E lui è Guttuso. L'artista praticamente. Sì. Ah, quindi lui ha rappresentato. Ok, ho capito. E lei è in penombra perché lei faceva da modella per lui, no? Però adesso è in penombra perché lui guarda. Era una delle sue muse? Sì. Ah, ok, ho capito. Vuoi farci vedere qualche altro quadro di cui sei super orgoglioso? No, questi sono quadri, questo è un autodidatta, questi sono tutti quadri di artisti sloveni, la maggior parte. Questo, l'unico questo che non è sloveno, questo è Emilio Scanavino, è una grafica anche questa, poi è Spazzale. Spazzale è un pittore, non è un pittore, è un artista, non solo pittore, delle nostre, insomma, delle nostre zone, molto molto conosciuto. Del 1937. Di Spazzale? Sì, sì. Che è anche una grafica, sì. Cos'è papà? Questa è una grafica, sì. Poi c'è un'altra grafica. A me piacciono molto questi di Spazzale. È del 74, questo è del 37. Però. Qua ci sono alcuni souvenir di una ragazza un po' conosciuta. Cioè io con il poliziotto, no vabbè, ma questa metti, io con il poliziotto a Central, non mi ricordo, beh insomma a New York, con il poliziotto che era simpaticissimo, no vabbè. Sì, dopo c'è la borsetta. Perché cosa ci sono, le mie cartoline? E poi c'è la... Ah ma questo mi è arrivato mentre ero via, ti è arrivato a te papà, adesso mi fai vedere? Sì. Con amore, Belè. No vabbè, ma aspetta un attimo. Ma hai visto che c'è la firma di Belen? Belen, sì, ho già visto. Ma non mi hai detto niente! Ma non ci posso credere! Da Diego della Palma! Aspetta, apriamo un attimo. No, mi sa che bisogna girarlo. Ah, no. No, 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 no. No, no, non siete abbastanza curiose, non... Ma dai! No, siete curiose quanto? Sì, tantissimo! Ah, allora sì. No, 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 no. Dai, che scemo. Oh! Wow! Da quant'è che ti è arrivato sto pacchetto, papà? Da quant'è che ce l'hai? 3 settimane. Ah, ecco, bene. Ma bellissimo, con la firma della dedica di Belen. Mi è piaciuta tantissimo sta cosa. Aspetta che volevo far vedere i prodotti, papà. Che cosa c'è? Allora, c'è una palette, viso e occhi. Che meraviglia. Bellissima. Bellissima. Poi abbiamo... 2 rossetti, uno, no, entrambi lucidi, semi-trasparenti, vediamone giusto uno. Un bellissimo nude, che assomiglia a quello che indossa lei nella foto, devo dire. E poi, che bello questo smalto. Cioè, ragazzi, mi dispiace avere il semi-permanente, quando mi arrivano questi smalti bellissimi, è veramente un colore splendido. E poi abbiamo, sì papà, adesso faccio vedere anche quello. E poi abbiamo la matita labbra. Anche questa firmata, Belen. Molto carina questa collezione. Poi lei ha sempre tonalità molto nude, molto neutre, che a me piacciono tanto. Quindi grazie, grazie Diego della Palma, bellissimo. E questo invece è un regalo che mi ha fatto mio papà con la dedica 14 novembre 84. E c'è scritto Ochka, che in sloveno vuol dire papà. E poi mi ha dato mio papà, che mi sono arrivati qui a Trieste purtroppo, e non vedevo l'ora di vederli e di usarli, però appunto ho dovuto aspettare di tornare a Trieste. Ci sono le due, è una schiuma detergente per il viso Hey Cutie di Lola, sono stra felice di poterle utilizzare. C'è la Fluffy Pink e la Fluffy Blue, una è per pelli secche, una per pelli miste, so che sono ottime, quindi super super contenta, finalmente mie. Poi mio papà mi ha dato anche il calendario dell'avvento. Ah, la prima casella è richiusa, la prima casella l'abbiamo già aperta. No, l'ho aperta io, ma sì, infatti però. Perché lei non può avere Invisalign. E vabbè, mi ero già lavato i denti, papà, però ho mangiato i plum cake con lo yogurt alla greca, che era buonissimo. Sì. No, siamo qua che passeggiamo per il centro, visto che stasera, cioè tra poco vado dai miei amici. Siamo qui in una delle enoteche, giusto papà? Enoteche migliori, più conosciute a Trieste. Ecco, del 777, e sono venuta a prendere una o forse anche due bottiglie di prosecco. Eh sì, è molto bella. Ho preso un prosecco extra dry rosé e un prosecco extra dry invece dry classico. Le decorazioni natalizie con le lucine. Ma voglio vedere l'albero di Natale di là, papà. Andiamo di là.
i miei negozi preferiti a Trieste. Non hanno una grandissima selezione, ma hanno marchi che mi piacciono molto. E ho preso qualcosina qui di Saint Laurent. Ah, questi stivaletti li ho, uguali identici, mi sa che sono di Jennings. Hanno qualcosina di Prada, qualcosina di Saint Laurent. Penso anche Bottega Veneta. Molto carino. Eccolo, qui c'è un albero di Natale. Ecco per le lucine. In realtà ce ne sono 500 di alberi di Natale. Questa è Piazza della Borsa, quella è la borsa di Trieste. Un albero di Natale là. Qua ce ne sono tantissimi altri. Che bello però. Era in tutte le lingue. Dove? Ah sì. Che bello. Mi piace che ci sia la musichetta natalizia. È sempre bellissima Trieste. Ciao tesoro. Lei è Sicily? Lei è Sicily? Sicily. È un po' paurosina, ma neanche tanto. Un po', ma neanche tanto. È bellissima. Ha un occhio giallo e uno azzurro. E lui è Miro. Ha paura di me. Amore. Sono fratelli. Lei sembra più piccolina, ma in realtà sono fratelli. Guardala. Oh. Che sono bellissimi, entrambi sì. Sono veramente bellissimi. Ma secondo me hanno due papà diversi. Può essere. Quanto tempo hanno adesso? Giugno, 20 settembre, 28, 5 mesi. Cioè, 5 mesi sono cicciole. Ma lui ha tanto pelo, guarda la coda, il pelo è lunghissimo. Ciao, non devi aver paura, io adoro i gatti. Sì, annusami, non sono un nemico. E poi io vi ho già conosciuti, ma voi non vi ricordate di me perché eravate piccoli. Sopracciglia corte, non ce l'ha più come quando era cucciolo. È vero. Che zampone. Hanno miliardi di giochi, ragazzi, tipo una cosa incredibile. Sono super viziatissimi. Guardali. Però è bello che stanno sempre insieme, che non sono mai stati divisi. Che popolino. No. C'è un po'... Guardali, figata sta cosa della scatola. Sì, ma io so che li adoro. Cos'è sto topino? Solo che prima ci entravano molto comodi, adesso lui ha un pezzo di corpo fuori, da qualche parte c'è la coda. anch'io voglio un gattino piccolo. Sì. Te vedi che slonga il muso? Sì, ehi là, ciao. Senti. Quanti ne hai presi? Tre? Arrivate le pizze. Quanti tiramisù abbiamo? Tre. Come sono? Diciamo per le persone che sono a dieta. Yeah! Finalmente tiramisù italiano vero, non quelli olandesi. Oh! Yum. Guarda le mie mani. Questa è la mia? Perché povera? Perché tutti avete la mozzarella figa e io no? Cos'è sta storia? Scusa, che ne so, Riccardo. Cos'è questa? Io ho preso margherita con acciughe. Prosciutto di tonno. Ah, ok. Cipolla di Tropea, stracchino buono, e poi non prosciutto so. Di tonno deve essere buonissimo. Cos'è il prosciutto non di tonno? Non lo so, ma basta che dici tonno. Vuoi vedere la tua? È il tonno tagliato. Ta-da! Cos'è? Mozzarella di bufala, no, crudo, è, San Daniele. Non è mozzarella di bufala, è stracciatella. Stracciatella? Sì. Che buono. E questa è quella di Max. Porcini, speck. Wow. Mozzarella. Wow. Buon appetito, ti ragazzi. Mancava la pizza italiana? Sì, tantissimo. Sto tornando a casa, ragazzi. E voglio farvi vedere Piazza Unità. Che bellissima.
tutti gli alberi di Natale. Questa è la piazza principale di Trieste, se non la conoscete. E lì c'è il mare, affaccia sul mare. C'è anche la musichetta natalizia, bellissima. Ok ragazzi, io mi sono impigiamata e ho lavorato al computer e adesso mi metterò al montaggio di questo vlog, così sarò online domani puntuale alle 17.30. Mi rendo conto che non sarà lunghissimo questo vlog, e anche quello di ieri era piuttosto corto per i miei standard. So che vi piacciono i video lunghi, ma quando sono in Italia non ho diverse cose da fare, è un pochino difficile portare sempre la videocamera con me. In questo periodo è importante che io vi tenga compagnia, voglio strapparvi un sorriso, voglio cercare di, insomma, appunto, come vi dico sempre nel mio piccolo, di trasmettervi un po' appunto di serenità, di positività e cercare di farvi stare senza pensieri magari per qualche minuto, che sarebbe già tanto. Quando mi dite che vi aiuto a trascorrere le giornate, che vi strappo un sorriso, che vi faccio sorridere, insomma mi fa tanto tanto piacere. So che vi manca Gatto Denver, ma tornerò prestissimo ragazzi, sto ancora soltanto 2 giorni a Trieste e poi torno a casa, quindi i gattoni stanno bene, stanno bene. E poi volevo rispondere perché mi state chiedendo in tantissimi come fare per viaggiare in questo periodo, e purtroppo è molto difficile perché dipende tantissimo dal paese in cui partite, al paese in cui arrivate. Quindi è molto diverso, per esempio, se volete partire dall'Italia, andare in Germania, oppure che ne so, andare in Spagna, cioè è diverso per ogni paese, quindi dovete informarvi tantissimo sui siti dei ministeri dei vari paesi. È molto semplice perché è tutto online. Se avete dei dubbi potete chiamare il consolato, tipo se vi trovate all'estero chiamate il consolato italiano del paese in cui vi trovate e chiedete informazioni, perché appunto cambia tantissimo e io ho un po' di paura a darvi consigli perché non so esattamente. Mi scrivete magari da tanti paesi diversi, per esempio dall'Inghilterra, da Londra mi scrivete in tantissimi, però io non so esattamente come sia la situazione a Londra. Cambia tantissimo, non solo di paese in paese ma anche da un giorno all'altro, perché cambiano, come sapete, si aggiorna la situazione, quindi cambiano tantissimo anche le varie regolamentazioni, quindi dovete informarvi. E alcuni mi chiedono: Nicole, io ho prenotato per marzo ad Amsterdam oppure per giugno ad Amsterdam, posso venire? Il fatto è che neanche gli olandesi lo sanno ancora, nel senso che nessuno può prevedere come sarà la situazione a marzo o a giugno, quindi è molto difficile anche per me dirvi come sarà marzo, perché io mi auguro che la situazione sarà ottima e che tutto tornerà alla normalità e che nessuno starà più male e che saremo tutti contenti. Io mi auguro veramente che sia così anche prima, però non si può purtroppo sapere in questo periodo, quindi è veramente difficile. E io vi consiglio, indipendentemente dal paese in cui vi trovate, ma aspettate per organizzare il viaggio una settimana, 2 settimane prima, perché organizzarlo tanto prima, che di solito è una cosa molto saggia, in questo periodo non so se possa esserlo, perché cambia tantissimo la situazione, quindi rischiate che se prendete un volo adesso per marzo, appunto, la situazione sarà completamente diversa e quindi è un'incognita, insomma. Quindi sì, è un po' complicata la situazione, bisogna informarsi tantissimo. Quindi se mi chiedete questi consigli io non vi rispondo, non lo faccio apposta, scusatemi, è che neanch'io so proprio cosa dirvi. Quindi mia family, io adesso vado a montare questo video che state vedendo in questo momento. Vi mando un bacio grandissimo, come al solito vi abbraccio forte 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 forte. Noi ci vediamo domani, sempre puntuali 17.30, ciao! Thank you.